bisogno di aumentare la consapevolezza dei cittadini italiani sulla raccolta differenziata dei RAEE, per questo Renew ha lanciato una campagna di comunicazione che abbiamo chiamato scherzosamente Dire Fare RAEE, che prevede 10 iniziative appunto per cercare di accrescere la consapevolezza dei cittadini italiani. Ma un altro elemento fondamentale per fare un vero passaggio all'economia circolare è quello di creare nuove competenze, nuove professionalità, qualcuno che abbia una visione sistemica dei processi industriali. Siamo molto felici con il nostro consorzio Renew, che si occupa del riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di aver dato vita a questo corso di alta formazione e aver dato la possibilità a 10 borsisti, studenti, studentesse provenienti da tutta Italia, di apprendere e capire quanto il loro contributo anche a livello professionale possa essere importante per salvaguardare l'ambiente non domani ma a partire da oggi. Sicuramente nel perseguire la formazione di questi giovani ragazzi, quello che è interessante è l'approccio trasversale che utilizzeremo, quindi li formeremo su specifiche attività ma opereranno in connessione anche tra di loro e con vari esperti appartenenti appunto alle tre organizzazioni, quindi Enea, Aerion e CDCA, con competenze e approccio multidisciplinare e interdisciplinare, quindi non solo sviluppo tecnologico e metodologico ma anche capacità di visione sull'intera catena di valori. In particolare, per quanto riguarda le borse di studio che verranno svolte in Enea, sono 8 e appartengono a 4 differenti profili che sono focalizzati soprattutto sull'analisi degli scenari riguardanti la filiera dei RAEE di prodotti complessi, ma anche lo sviluppo e l'implementazione dell'ecoprogettazione per processi innovativi riguardanti questa filiera. Abbiamo bisogno di risolvere problemi pratici, tecnici, concreti per sviluppare l'economia circolare del futuro, non solo nel mondo dei RAEE, ma in generale nella costruzione di un nuovo paradigma economico, ecologico e sociale.